Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da... Buonasera gentili amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. Tanto entusiasmo in questa serata perché la Juventus ce l'ha fatta, è approdata alla finalissima di Berlino che si disputerà il 6 giugno contro il Barcellona. Parleremo naturalmente di questo, ma anche dell'Europa League, perché dobbiamo tifare per Napoli e Fiorentina che questa sera scenderanno in campo. Presento subito gli ospiti, inizio dal Cavalier Brighenti. Buonasera Brighenti. Buonasera a te e a tutti gli sportivi. Lorenza Anceschi. Buonasera a tutti. Amos Ancelotti, cuore bianconero, eccolo qua. Grazie a voi, buona serata a tutti. E inizio proprio da te, Amos. È un vero capolavoro, un'impresa, quella della formazione di Max Allegri, che è riuscita ad eliminare il Real Madrid e adesso il 6 giugno affronterà il Barcellona. Una sfida secca che però lascia possibilità alla Juventus, dà alcune possibilità alla Juventus di poter vincere questa Champions League. Beh, sono un po' emozionato perché vedo che il mio sogno si sta concretizzando. Hai pianto ieri sera no, al gol di Morata? No, più che pianto, c'è stato un momento di commozione quando ho visto il gol di Morata e ho detto è fatta, perché poi ho visto una Juventus. Addirittura, sull'1-1 sì, avevi già capito che la Juventus... Te lo prometto che ho detto è fatta, perché ho visto un Real Madrid molto scomposto dopo l'1-0. La Juventus ha sofferto un bel quarto d'ora, non da poco. Però l'unico orgoglio che ho, che la gente e gli sportivi devono riconoscere, che quello che la Juventus ha fatto in questo anno è stratosferico per i colori bianconeri. Forse nessuno ci credeva. Ci ha creduto la squadra, ci ha creduto Allegri e ci ho creduto io. Forse ci hanno creduto più i giocatori che i tifosi in questa impresa, o no Lorenza? Sì, una partita dalla quale si evince una grande personalità della Juve, di un gruppo molto compatto, e quindi ragazzi io direi che la personalità non si acquisisce nel tempo, ma proprio per una campagna acquisti di successo qualsiasi squadra deve andare a puntare su calciatori di personalità. E comunque ieri si è vinta anche la poliedricità ancora una volta di Allegri, che nella partita di andata ha sviluppato la partita su tre fasi importantissime, che è quella della spinta offensiva di Vidal, poi c'è stata la seconda fase, quella di Marchisio, che si è giocato benissimo al centrocampo aggiustandosi gli spazi e quindi tenendosi distante per gestirsi i suoi spazi, e poi ovviamente la difesa della Juve è una certezza non solo della Juve ma anche della nazionale italiana, e ieri anche se datata ha dimostrato una grandissima competenza. Poi anche la sostituzione di Pirlo e l'inserimento di Barzagli, quindi la difesa che si è schierata a 4, questo è un altro segno del grande pragmatismo di Allegri. È vero. Bella analisi. Appunto, stavo per fare i complimenti, Cavalier Brighenti, complimenti. Non ci posso aggiungere altro a quello che hai già detto. È d'accordo con l'analisi tattica? Sì, senz'altro. Io invece mi accontento di fare congratulazioni all'amico Ancelotti, perché era un mio ragazzo quando era nell'Under 21 e poi in Nazionale A, e soprattutto ha creato un'atmosfera nella squadra di amicizia che è molto difficile in squadre come la Juventus, e qui si sono aiutati tutti i giocatori con umiltà. Ha vinto il gruppo, possiamo dirlo? Esatto, bravo. Ha vinto il gruppo, non i singoli. Naturalmente Real Madrid... Il sacrificio di Tevez ha fatto, esatto, una partita di sacrificio che nessuno avrebbe mai creduto. Guardate che Tevez ha corso come un centrocampista. Ci sono delle cose in comune tra l'Inter del 2010 e questa Juventus del 2015, Amos?
Beh, è una domanda molto difficile da rispondere, perché ho letto alcuni giornali e alcuni Twitter, il quale alcuni giocatori dell'Inter hanno conclamato l'Inter la miglior squadra nei confronti dell'attuale Juventus. Io dico che la Juventus di oggi non è paragonabile a quella dell'Inter, sono due squadre con un gioco molto diverso. La Juve è più compatta e più concreta, una Juve che ragiona. Mentre l'Inter è stata grandissima nel triplete, nessuno glielo nega, ma era un momento di squadra che giocavano gli individui. Era molto individuale, nel senso sportivo. E diciamo che risolvevano le partite i singoli e non magari il gruppo, come è avvenuto ieri sera a Madrid, in casa dei Blancos. È un confronto difficile da fare. Amos, vado un attimo da Lorenza. Hai elogiato Allegri. È davvero lui l'artefice, secondo te, di questo importante per il momento successo della Juventus, che è arrivato ad una finale di Champions dopo 12 anni, dopo, ricordiamo, aver attraversato davvero l'inferno passando per la Serie B? Sì, sicuramente Allegri ha conferito appunto pragmatismo a questa squadra, poi comunque è una squadra molto compatta. Io dico sempre che questa squadra porterà sempre i retaggi di una realtà contiana, un po', perché comunque la Juve è sempre stata contraddistinta da un gruppo compatto che però mancava di quella personalità per affrontare le competizioni europee, che diciamo questo è un problema che affligge un po' tutte le squadre italiane all'interno delle competizioni coppe, europee. Sì. E secondo te Allegri c'è comunque qualcosa di Conte in questa squadra? C'è tanto qualcosa di Conte, Conte c'è qualcosa più di Allegri, Conte c'è, ma c'è sicuramente qualcosa di Conte c'è, ma c'è molto molto di più di Allegri, ovviamente, perché Conte ha preso appunto questo gruppo compatto e lo ha reso estremamente versatile e poliedrico. Duttile, sì. Dopo aver parlato di Ancelotti, devo parlare di Allegri adesso. Esatto. Perché Allegri è stato proprio un mio centrocampista titolare. Ma tutti gli allenati. Lui è un grande, tutti. Ma perché devo essere informati? Io ho fatto tutte le selezioni Under 21 di Serie C. È stato un grande interista. Con l'Inter ho vinto due scudetti. Cavalier Brighenti. Posso dire almeno Conte, congratulazioni Allegri adesso ad Allegri, perché ha tenuto in mano una squadra che era difficile da tenere, perché c'erano delle controversie che io ho saputo appunto sulla situazione in campo di Tevez, che c'era l'Oriente che metteva lei che tante volte ha fatto fuori Tevez prima della partita contro il Monaco, me lo ricordo ancora, continuava a guffare. È arrabbiato Tevez, è arrabbiato. Per le sue parole? No, è arrabbiato perché non lo fanno giocare nelle amichevole. Lui, quando non gioca nelle partite di campionato, le dico amichevoli, viene a mancare la spinta, e quindi giocando dopo si riduce a fare il centrocampista. Ma lui vorrebbe vincere la classifica dei cavalieri, lui in mente c'ha dall'inizio del campionato, quest'anno il mio primato sarà la classifica della Serie A italiana. Cavalier Brighenti, ci tiene molto. Però le devo fare questa domanda, che ho già fatto anche a Lorenza: più Conte o più Allegri di questa squadra? Allegri. E chi è il merito? Esatto. Cioè Conte ha costruito, ha costruito la casa, poi però l'ha realizzata, l'ha finita tutta Allegri. Bravo, diciamo. Gli ha dato lo stile Allegri, però volevo dare anche una soddisfazione a Conte, che è diventato adesso commissario tecnico in un brutto momento. Non ci sono non ci sono giocatori da scegliere per fare la nazionale. Questo è vero. Questo è un momento grave, delicatissimo per il calcio italiano. Bravo. Mi interrompo un attimo perché ricordo i contatti, scriveteci via sms o whatsApp al 392 95 85 364, mi raccomando, dopo leggeremo i vostri messaggi. Torno da Amos, sicuramente il Barcellona spaventa in questo momento, perché ha dimostrato contro il Bayern Monaco, ma anche contro altre formazioni, di essere davvero la squadra più forte d'Europa e anche del mondo. Come si può battere, e secondo te in gara secca può davvero succedere di tutto? Su questo sono d'accordo con Allegri, tant'è vero che questa domanda Allegri è stata fatta da un grande allenatore, quale Arrigo Sacchi, che nelle coppe europee ha dimostrato di essere un grande allenatore. Diciamo
che il Barcellona ha questi tre davanti che sono stratosferici. Dobbiamo riconoscerlo, è una squadra che è molto difficile da battere. Però sui 180 minuti non ci sarebbe scampo per la Juventus. Sui 90 magari con... Sui 90 può succedere... Supplementari, rigori, un episodio... Può succedere di tutto perché... Un'espulsione, un rigore... Un'espulsione, un rigore, poi degli episodi negativi o positivi. Però ce la giochiamo fino alla fine. Se siamo arrivati qui, penso che ci sia un motivo valido che meriti questo obiettivo. Voglio sentire l'opinione di Lorenza, che l'ho vista preparatissima a livello tecnico e tattico, ma come si contrasta questo Barcellona? È difficile, eh? Il Barcellona è un altro pianeta e io non credo che ci sarà possibilità per la Juve di... Tolto sparare dagli spalti ai giocatori come Messi o Neymar per... No, ma no, perché comunque gli inserimenti del Barcellona, io vedo che anche un giovane come Rakitic si è inserito benissimo all'interno di un contesto tecnico-tattico molto molto difficile, molto, è davvero una cosa molto impegnativa inserirsi. Tra l'altro, se andiamo a vedere i due allenatori, hanno preso entrambi delle rivincite, perché Luis Enrique è stato praticamente scaricato dal calcio italiano, prego quella alla porta, vai, però intanto si è ripreso grandi soddisfazioni al Barcellona, dove ha praticamente vinto una Liga in finale di Coppa del Re. Dall'altra parte c'è una possibilità appunto di triplete per il Barcellona, ma anche per la Juventus, perciò... Sono sullo stesso binario. Esatto, insomma, questi due tecnici, Cavalier Brighenti, hanno davvero preso delle grandi soddisfazioni, almeno fino a questo momento. Io vorrei ricordare una rappresentativa, diciamo così, olandese, con Gullit, Van Basten, grandi. Forse se questa squadra potrebbe mettere in difficoltà il Barcellona. Sì. Però dopo questa squadra per me non ce n'è. Il tridente più forte di sempre, Neymar, Suarez e Messi? No, io dico quelli del Milan o dell'Olanda. Escluso Sergio Brighenti, per me, naturalmente, che è di un altro pianeta. Quelli che ai miei tempi c'era un'altra squadra fortissima, che è quella del Milan sempre, Grenoble Lido, che voi purtroppo non potete conoscere. Grenoli. Che io sono riuscito a vincere lo scudetto nonostante questa grande squadra l'ho vinta con l'Inter, noi eravamo più moderni. Allora, però, secondo lei, questo la squadra olandese dell'Olanda con Van Basten, Gullit e l'altro Rijkaard era per me la squadra superiore al Barcellona. Superiore al mondo. Lorenza, questo tridente fa paura, è il più forte sì, di sempre. Sì, fa paura, ma non solo, anche comunque, a parte che tutta la squadra gioca alle spalle di Messi, gioca un bel calcio, è un organico al singolare troppo forte. Quindi un grande pressing, una difesa che non sbaglia un colpo e poi ovviamente il cinismo del tridente davanti. E sarà una partita molto difficile per la Juve sicuramente. Amos, su questo non ho dubbi, però vedi, carissima, ti devo dire che le sorprese sono sempre a portata di mano, non perché la Juve è arrivata così per caso in questa finale, ma perché la mentalità della Juve è ormai diventata una mentalità europea, sa di affrontare il Barcellona, sa di affrontare una squadra più forte del mondo. Sono d'accordo con Brighenti e con te, ma io sono anche d'accordo con Allegri, che tutto dipende dalla mentalità di cui si affronta la partita. Quindi anche il gioco alle volte non dà quello che meriti. Ok, però di fronte è anche Barcellona. Di fronte al Barcellona noi non dobbiamo inchinarci, sarebbe assurdo. Quello sicuramente. Non bisognerà partire battuti, però... Partiamo alla pari. Perché certamente il Barcellona... No, io non voglio far pronostici, ma partiamo col fischio d'inizio alla pari. 90 minuti sono 90 minuti che sia il Barcellona che la Juventus dovranno dimostrare al mondo che questo è il calcio. Dobbiamo fermarci un attimo. Al ritorno continueremo a parlare di Real Madrid-Juventus, però poi dovremo anche parlare di Europa League, perché non solo la Juve ha giocato in Champions, ma giocheranno anche Fiorentina e Napoli. Pausa.